incrociandoci con Luciano Monosilio di Pipero al Rex di Roma, che ha fatto una carbonara magistrale super tradizionale. Ma la tua com'è fatta? La mia, come ho anche detto prima, allora, per fare una grande cucina ci vogliono le basi e le conoscenze. Se uno non sa un grande fondo, non sa fare una bisca, non sa fare una cottura in padella, un domani non potrà essere mai un grande cuoco. Quindi si parte sempre dalle basi, come insegna Bottura. Nella carbonara? Carbonara uguale, è l'espressione massima delle basi della cucina. Rispetto alla materia, rispetto alle quantità, rispetto alle temperature. È solamente un puro gesto tecnico, capito? Perché non c'è, sono tre ingredienti. Si fa con due attrezzi, è soltanto l'espressione massima di una grandissima tecnica e basta. A casa tutti quanti a Roma almeno una volta a settimana mangiano carbonara. E nella carta attualmente che piatti ci sono invece? La carta è varia, da rane a ostriche a agnelli, piccioni, anatre, lumache, c'è di tutto, rognone di coniglio. È una cucina più creativa del territorio? No, non credo. Cucina del territorio sì, cucina tradizionale sì, ma sempre vista da molto lontano, sì. Allora bisognerà venire a Roma quando, da Pipero al Rex. Quando volete, volentieri. Grazie mille a voi.